Sento ora da lei per la prima volta. Lei è recente! E poi non sono cose che si dicono per telefono queste. Io dico, un paro esperto come Don Carlo e ci asca così. E con queste ragazze oggi ci vuole il bromuro al posto del sangue. E sono sempre tutte ignude, tutte a mostrare le grazie. Io capire meglio uno come lei, giovane e ancora lì. No, cosa no? Ma Don Carlo, le ho vissuto. E se fai con queste cose, almeno falle bene. Si è fatto danare come un fringuello. Io non lo so bevi a uomini da una certa età. Comunque, Don Carlo passerà qui fra un'ora che deve firmare delle carte. E poi torna via. Quindi lo conoscerà stamattina. Sia lì che questi sono i coniugi perfetti. Apro io. Donna Isolina! Buongiorno, disturbiamo? Qua stiamo. Don Lorenzo, buongiorno. Buongiorno, Lorenzo. Mi piace di scusarmi per ieri, no? Particolarmente stanco. Non si preoccupi, è Alberto Giannelli, il diacono. E lei è Francesca, mia moglie. Piacere. Lei è ancora ambambolato. Le ho raccontato tutto in macello. Non sapeva nulla. Con permesso, vado a rassettare la camera. Una brutta storia, Don Lorenzo. Una gran brutta storia. È una grande delusione, Carlo. Sono sconvolto. Ho sentito Don Carlo domenica scorsa. Ha detto che avremmo fatto grandi cose assieme. E poi, e questo, e... Però che succederà? Per me è motivo di grande sofferenza. Grandissima sofferenza e grande vergogna. Non ce l'aspettavamo proprio da Don Carlo. Ora ci guardano tutti come se fossimo suoi complici. Come se anche noi ci mettessimo a insidiare le vergini. Ma io non ci sto! Calmati, caro, qua la pressione. Mi perdoni, Don Lorenzo, ma a parlarne mi sale il sangue al cervello. Io lavoro tutto il giorno, mi spacco la schiena. Che lavoro fa? Lavoro in uno studio commerciale. Ma pesa come Faldoni, questa idea. Io lavoro tutto il giorno e poi dedico quel che resta delle mie energie a questa parrocchia, spesso a discapito delle necessità della mia famiglia. Un sacrificio che accettiamo volentieri, caro. Devo confessarlo. Poco fa ho sentito l'impulso di prendere e scappare via. E sono appena arrivato. Ma parlare con voi mi rincuora. Siete due grandi persone, mi date il buon esempio. Che poi, Don Lorenzo, io non pretendo certo compenso o ammirazione, ma solo un po' di rispetto. E qui per, mi perdoni, le fregole di un uomo di mezza età, ci andiamo di mezzo tutti e ci rimettiamo la faccia e l'onore. Io ci ho messo anni a farmi accettare in questa comunità. Se non hai voglia di tener fede al voto di castità, non fare il parroco. Certo, ma anche detto che dovrei... Io la mia scelta coerente l'ho fatta. Mi sono sposato... E mi sono messo al servizio di questa chiesa come diacono. Ma non siamo tutti uguali. Non pretendo certo che tutti abbiamo la stessa coscienza. Io la mia ce l'ho e la rispetto tutti i giorni. Certo che dovremmo avere carità cristiana, soprattutto verso chi sbaglia. E noi di carità cristiana ne abbiamo anche tanta. Però mi perdoni anche un piccolo sfogo, il colpo è stato durissimo. Qui già la gente non viene in chiesa, lei lo sa come funziona. Adesso se viene, viene solo per inciuciare pettegolezzi. Peggio che al bar dello sport. Beh, andiamo, caro. Ma io sono sicuro che il nostro Signore ci tirerà fuori tutti quanti da questo pantano. È stato insegnato che in momenti come questo, fede e perseveranza aiutano sempre. E noi di fede e perseveranza ne abbiamo anche troppa, eh? Adesso ci perdoni, ma è bene che ci abbiamo, che c'è parecchio traffico, non vorrei far tardi al lavoro. Buona giornata, Lorenzo. Arrivederci. Dormito bene? Sì, grazie, il letto era comodo e caldo. Donna Isolina non ha preparato nulla per colazione. No, lei si è offerta, ma sono io, perché la mattina mangio solo
con un bicchiere di latte, perché se mangiassi qualcosa mi resterebbe tutto il giorno nello stomaco. E se la conosco tanto bene, donna Isolina l'aveva certamente raccontato tutto. Beh, ecco, mi ha raccontato di quella cosa e io lo sopporto. Ci avrei giurato. Ma donna Isolina non lo fa con cattiveria, è una bravissima persona. È che non ha cultura, quindi non ha tatto, non sa scegliere le parole giuste nei momenti opportuni. Ma è una bravissima persona. Spero non le abbia recato una cattiva impressione. Ah, no, no, affatto, mi è sembrata una bravissima cristiana. Ma è riuscita a mettere lei in agitazione. Beh, ecco, sì. Però poi sono arrivati il diacono e la moglie e il loro esempio mi ha rincuorato parecchio. Anche loro bravissime persone. Beh, un po' arrabbiate con Don Carlo, ma come dargli torto? Più arrabbiate che deluse. Ma, Don Lorenzo, non permetterla subito al lavoro, ma prendi i battenti della chiesa, ho notato una figura che si aggira intorno al confessionale. Il diacono la mattina lavora, Don Carlo non c'è, ci rimane solo lei. Dice che dovrei. Un prete come lei ha bisogno di sentire un fedele, perciò è meglio che vada. Ha ragione, ha perfettamente ragione. Ho visto dove sono i paramenti. La ringrazio infinitamente. Mi reco. Perdoni, padre, perché ho peccato. Qual è il tuo peccato? È difficile da confessare. Qual è il peccato che hai commesso? Nostro Signore è misericordioso. E con l'esempio di Gesù Cristo anche tu potrai perdonare te stessa. Hanno cercato di sedurmi, padre, ma io sono una donna sposata, sono fedele. Ma se non ti sei fatta sedurre, non hai commesso alcun peccato. Ma mi hanno provocata, e più volte anche. Se le sembra giusto questo, padre? Magari quell'uomo non sapeva che fossi sposata e quindi ha semplicemente avuto intenzione di corteggiarla. Ma è lui che mi ha sposata, certo che sapeva quel che faceva. Tuo marito ha cercato di sedurti? Don Carlo, il parroco che mi ha sposata con mio marito, è lui che ha cercato di sedurmi. È molto grave ciò che dici. Ti ricordo che il confessionale è come se stessi parlando al nostro Signore per mio tramite. Il giorno del mio matrimonio mi guardava in un modo strano, non come dovrebbe guardarti un prete. Lì per lì non ci fece molto caso, me l'ha ricordato mio marito giusto qualche giorno fa, alla luce di quel che è successo. Ecco, vedi, il confessionale è il luogo dove un cristiano confessa i propri peccati. Non è un posto per lanciare accuse agli altri che non possono nemmeno difendersi. Cioè? Tu dovresti essere qui per confessare un tuo peccato, e invece stai lanciando accuse a qualcuno che non è qui tra me e te per potersi difendere. Dovevo aspettarmelo. Solidarietà fra preti. Io vengo qui a confessare una cosa grave e non vengo ascoltata solo perché il protagonista è un altro prete. Non ho detto questo. È che il confessionale è il luogo per guardare a se stessi e alla propria condotta e non a quell'altrui. Ma io sto parlando di me stessa e di come Don Carlo mi ha avvicinata più volte, mi ha guardato con sguardo interessato, mi ha fatto battutine spiritose e... Ma stai parlando di cose che ha fatto lui, non di cose che hai fatto te. Ma le ha fatte a me, padre, significherà pur qualcosa, no? Come spiegartelo? Rispondi a questa domanda. Tu hai fatto cattivi pensieri a riguardo? Io sono una donna per bene. Hai fatto cattivi pensieri a riguardo? Certo che no, ma trovo che sia vergognoso, vergognoso che accadano certe cose. L'ho capito cosa pensava Don Carlo quando mi guardava, non sono mica nata ieri. Ma tu non hai nulla da rimproverare a te stessa. A me stessa, Dio buono, padre. Per favore, siamo in una chiesa. Ma che mai dovrei rimproverarmi? Ho sempre difeso benissimo la mia onorabilità, non tradirei mai mio marito. Insomma, di quale peccato... Da te commessa, sei pentita. Io non ho commesso nessun peccato.